E buongiorno ragazzi, benvenuti sul Talkabout. Io sono Saga e in questo video andremo a vedere come ho ribilanciato il mio portafoglio. È un periodo molto importante perché con tutti i cambiamenti che ci sono stati tra piattaforme che sono scoppiate, coin che sono crollate, eccetera, è importantissimo capire come ribilanciare un portafoglio. Ne parliamo appunto dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuteresti tantissimo a far crescere il canale. Se non l'hai già fatto, anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Intanto metto le mani avanti, questi non sono assolutamente consigli finanziari, questo è il mio portafoglio. Non è un portafoglio assolutamente da copiare perché ovviamente mi posso sbagliare. Basta guardare cosa è successo con UST, io ero esposto in UST e UST è andato a zero, quindi quello è stato un investimento sbagliato. Così come tutti quelli che hanno investito in Luna, anche Luna chiaramente è stato un investimento sbagliato, io in questo caso non ero esposto, ma è ovvio che chi in quel momento sta investendo in una coin credendoci può sbagliare perché la sfera di cristallo non l'abbiamo, quindi noi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, ma poi può essere benissimo che non sia così. Quindi mai mai copiare portafogli di altri. Questo, ripeto, non è un consiglio finanziario, è il mio portafoglio che vi faccio vedere com'è strutturato con le percentuali. È passato tanto tempo dall'ultimo video dove vi ho fatto vedere il portafoglio, proprio perché è stato un periodo di assestamento, essendo esposto in UST, UST è andato a zero, ho dovuto ribilanciare, le coin sono crollate, ho dovuto ribilanciare anche lì, nell'azionario anche è successo un gran casino perché anche lì c'è stato un crollo, insomma sono stati mesi un po' impegnativi. Adesso il portafoglio ha di nuovo un equilibrio, vi faccio vedere appunto come è impostato ora. Quindi per fare questo ovviamente seguitemi al computer. Ed eccoci davanti al nostro grafichino. Allora, in questo video io dirò dei pareri personali su delle coin, dirò dei pareri personali su varie cose. Ovviamente non sono assolutamente consigli finanziari, sono il mio parere ovviamente non conta assolutamente nulla. Questo è un video a scopo di intrattenimento e a scopo didattico. Non copiate assolutamente il mio portafoglio, non fate nulla copiando nessuno, ragionate sempre con la vostra testa, fatevi una vostra strategia e decidete che cosa fare. Io vi faccio vedere che cosa ho fatto io, ma ovviamente non vuol dire che io abbia ragione. Allora, intanto cominciamo a vedere quanto ho in cripto e quanto ho in azioni e obbligazioni. Il 77% del mio portafoglio in azioni, principalmente azioni, poi c'è qualche obbligazione in mezzo. Come faccio a investire in azioni? Uso Moneyfarm, ve ne ho già parlato. Moneyfarm è un portale dove praticamente noi gli diamo i nostri soldi e loro gestiscono i nostri soldi. Ci sono 7 portafogli, dal livello 1 al livello 7, sono in ordine di rischio. Cosa vuol dire di rischio? Vuol dire che più si va verso il livello 7 e più il portafoglio diventa azionario e non obbligazionario. Viceversa, più stiamo verso il livello 1 e più il portafoglio obbligazionario e non azionario. Perché faccio questo? Perché avere un lavoro in più, stare dietro le cripto e in più stare dietro anche alle azioni non si può fare, non ce la si fa. Quindi, avendo già un lavoro, appunto, e essendo che io mi occupo in prima persona del reparto cripto, non riesco a stare dietro anche al reparto azioni. Non riesco a guardare quale azione va bene, quale azione acquistare, cosa fare, cosa non fare. Quindi delego tutto questo a Moneyfarm. Quindi, tornando alle percentuali, appunto, questo 77% sono in mano a Moneyfarm. Vediamo invece il restante del portafoglio, quindi da qui a qui, come diviso in cripto. Eccoci qua, questo grafico comprende solo le cripto. Allora, cominciamo dalla fetta più grande, il 24% in CRO. Se vi ricordate nei video vecchi, quella fetta di CRO era gigantesca. Io non ho venduto CRO, assolutamente non ho venduto neanche una CRO, semplicemente CRO è scesa tantissimo. Adesso siamo sui 12 centesimi, tocca a volte 13, poi scende a 11, diciamo che viaggia dagli 11 ai 13. Mesi fa, come ben sapete, abbiamo visto CRO arrivare a cifre molto più alte, di conseguenza il mio portafoglio era colorato di azzurro molto di più, proprio per una questione di perdita di valore di CRO, tutto lì. Guardiamo invece BTC e Ethereum, che sono questa parte gialla e questa parte grigia, che come vedete sono esattamente identici. A parer mio, chi fa un portafoglio un pochino da principiante sulle cripto, la cosa principale è avere Ethereum e Bitcoin. Magari non un 50-50, magari fare 70% di Bitcoin e 30% di Ethereum, perché sono sicuramente le cripto meno rischiose. Allora, già la cripto di per sé è già rischiosa. Sicuramente andare su un'altcoin piccolina rispetto a Bitcoin si alza il rischio in modo assurdo.
ok? Quindi è molto più rischioso di tenere altcoin che non Bitcoin. Quindi per chi fa un portafoglio da principiante, assolutamente Bitcoin. In secondo luogo magari può aggiungerci Ethereum, io non andrei oltre. Comunque Bitcoin ed Ethereum al 50-50, adesso vedremo il da farsi col tempo. Chiaramente tutte queste coin al momento sono molto basse, bisognerà vedere quando ripartirà il bull market, come si ribilancia un po' da solo portafoglio, e lì andremo di nuovo a operare. Sicuramente chi ha seguito i video precedenti vede che è sparito UST, e per forza, perché UST è andato a zero. Quindi ho proprio tardato tanto a fare questo video perché in questi mesi ho dovuto proprio rimettere a posto tutto, infatti era sparito il video del portafoglio proprio per quello. Non avendo più UST però compare Luna, la Luna nuova, quindi l'ho chiamata Luna 2, che sarebbe la quella della blockchain Terra 2, via. Queste Luna 2 mi sono state date per il crollo di UST, quindi io non ho comprato Luna 2, ma non ho neanche venduto Luna 2, quindi qua parte un attimino una cosa interessante. Cosa è successo? È successo, è crollato UST. Sono state date queste lune a chi aveva UST o le vecchie Luna, e diciamo che si potevano vendere subito. Si potevano vendere subito perché appena uscite queste Luna valevano intorno ai $20. Quindi sì, si poteva dampare tutto e recuperare gran parte del capitale perso con UST. Cosa che io non ho fatto. Ho fatto bene, ho fatto male, non lo so. Per ora ovviamente sembra che abbia fatto male, perché adesso Luna vale $1.80 all'intorno, quindi chiaramente non le vendo ora. Quindi tutte queste Luna qua l'ho messa in staking, sono in staking, continuano a generare altre Luna e vedremo che cosa succede. Basta un protocollo interessante e può avere senso e questa Luna andrà a salire, oppure basta che non esca mai un protocollo interessante e questa Luna diventa una coin che dire che inutile è poco. Quindi questa diciamo che è proprio una scommessa, e avere un 16% nel portafoglio di scommessa è follia. Chiaramente ce l'ho perché mi è stata data, non avrei mai comprato io un 16% di Luna, semplicemente mi è stata data e io non l'ho dampata, ecco perché ho questo 16% di Luna. Compare una nuova coin, compare BNB. Allora, perché c'ho BNB? Vabbè, intanto è una coin interessante secondo me, sicuramente perché è la coin di Binance, e Binance secondo me al momento è uno degli exchange più importanti che ci siano. In più perché è un utility token, serve a qualcosa. Serve, ad esempio, se avete la carta di Binance, serve perché avendo questi BNB potete avere un cashback. Quindi non ne ho presi tantissimi, ma ho preso una piccola parte in BNB che non avevo. Diamo un'occhiata alle stablecoin. Tutte le mie stablecoin erano quasi tutte in UST e USDC. Io ora non ho più USDC perché li ho tutti convertiti, gli USDC che avevo. UST, come detto, non ce l'ho più perché è andato a zero. E ho degli USDT, ma molto pochi. E dei BUSD di nuovo molto pochi, c'ho proprio una fettina piccola 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 di stablecoin. Contate che per me la stablecoin è liquidità, cioè non è la stessa roba. Aver liquidità, avere stablecoin, io lo metto sullo stesso livello. Chiaramente sono stablecoin abbastanza sicure, a parer mio in questo momento è più sicuro forse BUSD che in USDT, però USDT continua a rassicurare la gente, quindi vediamo, un 5% è davvero poco insomma. E questa è la mia parte in stablecoin. Manca ancora il nostro Polkadot, che è salito al 4%. Ho acquistato delle Polkadot rispetto all'ultima volta. Ho acquistato delle Polkadot perché le ho trovate a un prezzo molto interessante, quindi ne ho comprate un pochino. Si parla sempre di cifre piccole, un 4% del portafoglio cripto, che sarebbe l'1% del mio portafoglio totale, quindi è proprio poca poca roba, eh. Comunque le ho messe su Akala e le lascio lì. Ultima cosa, un 5% del portafoglio, che ripeto è sempre piccolissimo perché siamo sul totale, vuol dire l'1% del portafoglio, quindi di nuovo una cifra davvero stupidissima, l'ho messa per il trading. Come faccio trading? Non lo faccio a mano di nuovo perché mi è impossibile col tempo. Uso il bot Royal Q. Royal Q è un bot che va a fare trading, quindi va a comprare quando una coin scende e va a rivenderla quando questa coin sale. La uso più o meno da un annetto ormai. Nel bull market ha dato soddisfazioni grandissime. Quando c'è stato il calo, il crollo, diciamo che le rendite sono state sospese chiaramente perché le coin hanno cominciato a scendere e non a salire, quindi il bot non ha più venduto nulla perché sennò avrebbe venuto in perdita, quindi va bene così, ha sospeso tutto. Adesso che sono mesi che si lateralizza e c'è anche magari a volte qualche salitina, il bot sta di nuovo rendendo molto 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 bene, quindi è un ottimo momento per usare Royal Q. Io sto facendo molto bene. Quando il bull market riprenderà, perché prima o poi riprenderà, ecco che Royal Q andrà a vendere anche tutte quelle quote che ha lasciato in sospeso, quindi sicuramente darà una bella botta. Io comunque uso una piccola percentuale sul trading, non mi va di usare di più, e è chiaro che anche qua ovviamente la scelta è vostra.
E questo è il nuovo portafoglio. Come vedete, negli altri video c'erano piccole modifiche di volta in volta. Questa volta è un portafoglio completamente diverso, non tanto per colpa mia, diciamo, per cosa è successo nel mondo. Quindi vuoi per il crollo di UST, vuoi per il crollo delle coin in generale, vuoi per il crollo azionario, sono successe una marea di cose. Io semplicemente cavalcato l'onda, diciamo, e ho modificato il portafoglio di conseguenza. Adesso vedremo che cosa succederà in questi mesi. Magari vi faccio questo video quando ci saranno aggiornamenti importanti, adesso vedremo come gestire la cosa e vedremo appunto cosa e come modificare. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua, se questo video ti è piaciuto lasciami un bel like e se non l'avessi già fatto anche iscriviti al canale e premi anche sulla campanella. Io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video.